Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto profumo, o Ti racconto un profumo, podcast e canale YouTube. Vi chiederete: ma dove sono? E Andrei dov'è? Non è nascosto, ma oggi sono qui a fare una puntata speciale da Luca Maffei, The Master Ok, addirittura, speriamo di diventare master. Perfumer. Sì, sei sulla buonissima strada, È lunga, è molto lunga. sei top e sei giovine. Allora, che cosa facciamo oggi? Facciamo una puntata di Ti racconto un profumo con le sue fragranze, le ultime sue fragranze, e poi annuserò qualcosa qua dietro. Guardate, il sogno di tutti. Allora, vai. Intanto, benvenuti, questo è il cuore di Atelier Fragranze Italiane, quindi della mia società. Qui siamo nel laboratorio delle pesate, quindi qui avviene veramente la creazione della fragranza. Qui ci sono tutte le materie prime che abbiamo in collezione, che sono poco più di 900, che sono su parte, sono quelle che vedete alla mia parete, che sono tutte catalogate in ordine alfabetico, in modo che sappiamo esattamente andare a prendere quello che ci serve. E qui sostanzialmente avviene la magia, quindi il naso consegna la formula, che è la ricetta segreta con tutte le materie prime, con tutti gli ingredienti, alla laborantin, che è l'assistente del naso, che con molta, molta attenzione e molta manualità pesa poi realmente su una bilancia di precisione, perché noi arriviamo a pesare al millesimo di grammo, tutte le materie prime che compongono la fragranza. Sempre qui poi l'olio essenziale concentrato, che quindi è il cuore reale del profumo, quindi è la sua forma olfattiva principale, viene diluito in alcol a seconda del prodotto che dobbiamo realizzare, quindi se dobbiamo fare un eau de toilette staremo tra il 10 e il 12%, se dobbiamo realizzare un eau de parfum possiamo arrivare intorno al 14%, 16, fino ad arrivare poi a quelli che sono gli estratti, quindi andando addirittura oltre il 22-24% di profumo. Mi viene consegnato al naso il campione, che con le famosissime mugliette inizia a sentire quella che è la nota olfattiva, e poi si decide se continuare a lavorare, come modificare, se aggiungere o togliere degli ingredienti, perché poi sostanzialmente la difficoltà nel creare una fragranza è quella come quando si scrive la musica. Io con la musica ho le sette note e posso creare infinite melodie o accordi musicali, con i profumi avviene esattamente la stessa cosa. Quindi io qua di materie prime ne abbiamo a disposizione un po' di più, ma lo scopo finale è sempre quello di riuscire a creare un accordo profumato che sia equilibrato, che abbia l'armonia necessaria per poi raccontare quella che è la storia del profumo nella sua interità, quindi dall'incipit, che sono le note di testa, fino ad arrivare alla chiusura, al famoso fondo, quindi tutti i momenti che caratterizzano la fragranza. E io adesso ti interrompo per chiederti una cosa. Io ho ipnotizzata da tutte queste boccette, ma tu ti ricordi gli odori di tutti? Assolutamente fondamentale. Oh, mi piacerebbe qualche volta venire qua a leggere a caso una delle etichette e dire di che cosa. Questo è il primo esercizio che si fa quando si entra nelle scuole di profumeria, quindi si impara a riconoscere quasi un migliaio di odori, e il modo per farlo è molto semplice. Tutti i giorni si prende un flacone a caso, la mattina mi davano la mugliette con scritto che cos'era, io dovevo sentirla, poi ci si annota su un taccuino quella che è il ricordo olfattivo, l'associazione olfattiva. Dopodiché il pomeriggio ridanno gli stessi odori, ma in blind, quindi non c'è scritto che cos'è, e tu devi sentire e riconoscerli. Soglia di errore 1 a 10, quindi se io lunedì ne sento 10 e ne posso sbagliare 1, venerdì diventano 50, il venerdì dopo diventano 100, ma l'errore è sempre 1. Ah, bello! La cosa affascinante è che il modo più semplice per impararli è sentire, 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 dare un'associazione, che è quella che crea nella nostra Il mente il ricordo. ricordo, ma è un ricordo indissolubile, cioè io me lo ricorderò per sempre con quell'associazione,
E questo è il modo più veloce per sentirli. Tipo, mi fai un esempio? Ti ricordi ancora la prima fragranza, prima che hai sentito, cioè la prima io ho iniziato, se non ricordo male, col gruppo delle note speridate. Ah. Quindi ho sentito bergamotto, arancio, limone, mandarino giallo, mandarino rosso, mandarino verde, limetta, okay. Cedro, le altre non le ricordo, però ho iniziato con queste. Difficile quindi... però, perché comunque sono comunque, bene o male, hanno sfumature diverse, sì, però almeno a me come profana mi fanno venire in mente tutta la sensazione di freschezza, però poi ognuna ha le sue caratteristiche, perché il bergamotto lo senti e lo linki col tè Earl Grey, perché è aromatizzato, sì, il bergamotto. Il pompelmo ha una parte frizzante e amara allo stesso tempo, e quindi riesci a ricordarlo. Il mandarino, a seconda delle stagioni, può essere più verde, e quindi magari puoi creare l'incarico con quelli che sono i mandarini che subito di inizio stagione, puoi arrivare a quello giallo più zuccherino che può ricordarti anche una sensazione natalizia. L'arancia la puoi collegare a magari qualcosa che sei abituato a gustare. Il limone richiama la sua scotch, quindi riesci comunque a creare tutte quelle che sono le associazioni necessarie, okay, per farlo. E la cosa affascinante è che questo esercizio noi continuiamo a farlo tutti i giorni. Cioè, il lunedì di solito qualcuno di noi viene, fa qualche cartina a caso e iniziamo a darle in giro. E questo serve per... Sarebbe un bel gioco per i bambini, farli venire qua e dire che dov'è? Passo bene. I bambini sono delle spugne, cioè questa è una professione che fino agli anni 70 si tramandava ancora di padre in figlio, perché c'era la predisposizione o l'abitudine a sentire, e i bambini, come tutte le cose, sono iper recettivi agli odori e sono iper stimolati dagli odori. Cioè il bambino è quello che ti dice che puzza, un adulto non te lo dirà mai. Sì, sì, mio figlio lo fa. L'adulto o non la sente o non la percepisce come uno stimolo per il quale deve richiamare attenzione, mentre il bambino chiaramente libera, sì, immediatamente, sì. Se tu fai sentire 5-6 materie prime, 5-6 odori a un bambino, sicuro chiaramente non è in grado di riconoscerle, perché magari non le ha mai sentite, ma è assolutamente in grado di dirti se gli ricordano un colore, se gli ricordano qualcosa, o ti devi scrivere in maniera molto, molto dettagliata. Tra un po' di tempo ti manderò a fare l'apprendista a Pietro. Il mio sogno è che fai il naso, a parte gli scherzi. Allora, adesso passiamo a sentire alcune delle ultime fragranze create da Luca. Da quale partiamo? Allora, ne ho scelte tre, perché... sono fragranze a cui tengo molto. La prima si chiama Prends-moi o Take Me, ed è una fragranza creata per un brand francese storico che si chiama Isabelle. Questa fragranza era stata creata la prima volta negli anni 20 del Novecento, perché questo è un marchio molto importante, sì, certo, in Francia, molto conosciuto. È stata la prima volta che mi è capitato di rilavorare per questo marchio, e è stato molto bello. E questo è il risultato della fragranza. Allora, adesso che cosa faremo? Lui me ne parla, l'ha creato lui, e io lo sento e vi dico che mi fa venire in mente. Qui siamo in un mondo fiorito, quasi florentale, già dal nome Prendimi doveva essere un qualcosa di molto seducente, molto sensuale, molto sexy, e quindi ho pensato di giocare con qualcosa che richiamasse molto il colore rosso del flacone e del pack, e quindi mi piaceva questa nota un po' che richiamava il mondo dei rossetti, il mondo del lipstick, quindi i vecchi rossetti di una volta caratterizzati dalle note violette, dalle note rosa. Ma la particolarità qua poi è un accordo quasi gourmand cioccolato che ti fa un po' aumentare la salivazione anche quando lo senti, quindi tu senti il suo profumo, ma hai anche una percezione gustativa.
e questo genere di sensazioni, di mix di giochi è una cosa che se posso cerco di fare spesso perché mi piace. E quindi dare questa sensualità molto marcata alla fragranza con una connotazione, non ti dico quasi erotica, ma anche un po' l'odore della pelle, l'odore di qualcosa comunque di molto addictive, di molto additivo, che tu continueresti a sentire. Quindi tu continui a piano piano sentirla perché un po' ha questa voglia di continuare a scoprire senza essere estremamente invadente che cosa ti racconta. Allora, a me mi ha fatto venire in mente una donna che si prepara per uscire, che sta lì allo specchio, sta a vedere se gli funziona un abito, si è messo un bell'abito molto femminile, e mi fa venire in mente un qualcosa come abito, mi fa venire in mente qualcosa con la seta, un po' frusciante. Andrei, lo so, direi che sono fissata con la seta, però non parlo di lenzuola, ma parlo di abiti. Ed è lì che si guarda allo specchio per vedere se appunto sta bene e sceglie poi il rossetto da mettersi, insomma è pronta a sedurre. Ed è una fragranza, devo dire, io non sono un amante dei floreali perché di solito sono troppo carichi e quando arrivano mi danno il mal di testa, mentre questo invece è piacevole, è molto piacevole. Doveva essere seducente ma non aggressiva. No, perché di solito si tende a fare le fragranze femminili generalmente molto tipo passo e stendo le persone, perché sono molto, nel mercato femminile si sente molto la presenza, mentre questo invece è un bel floreale. Qui il concetto del nome anche, prendimi, è un qualcosa che dovrebbe invogliarti piano piano a seguire la nota olfattiva, quindi non poteva essere travolgente. Sì, non poteva, infatti è un profumo che, come diciamo spesso con Andrei, sono quei profumi intimi, te li metti ma si deve avvicinare uno per sentirli, perché non è il profumo che ti annuncia 3 chilometri prima, che è una cosa che non sopporto. Mi piace un sacco il pack, bellissimo. Questa è la forma che avevano, la forma storica del marchio, l'hanno riportata anche ai giorni nostri. Ah, qua vedo una coppia che mi piace adesso, vediamo. Un po' più stile mio, vediamo che cos'è. Il secondo che sentiamo si chiama Sandal and Coffee, quindi sandal e caffè. Di Uomo, che è un brand italiano di barberia molto conosciuto, e loro giocano sempre su, guarda là, che se no non si vede il tuo faccino bello. Loro giocano sempre sull'accostamento di due elementi della profumeria molto preziosi e, se possibile, con note olfattive contrastanti tra di loro. E più che contrastanti di queste, però mi piace questa combo. Qua siamo in un mondo più maschile, siamo in un mondo legnoso, il sandalo è uno dei legni nobili della profumeria, la particolarità del sandalo è questa sua nota che prende quasi una sfumatura dolce. Se ti facessi sentire l'olio essenziale puro ti ricorda quasi il latte bollito, quindi è un legno molto morbido. È definito come legno caldo per la sua origine. Originariamente il 100% della produzione veniva dall'India, si raccoglieva la pianta, si distillava solo il cuore una volta polverizzato, che era la parte che racchiudeva l'olio essenziale. Oggi la qualità indiana è molto rara perché è rimasto pochissimo legno di sandalo. Perché non è stato raso al suolo. Raso al suolo, ma perché era usato, è stato tantissimo usato per tutte le statue religiose. E hanno ricominciato invece a ripiantarlo in Nuova Caledonia. Quindi poi c'è una qualità che viene da Nuova Caledonia,
che riesce a dare una sensazione molto simile alla stessa sfumatura dell'arbollito e anche una connotazione più etica, perché oggi per ogni pianta che viene raccolta per la distillazione il produttore è obbligato a ripiantarne almeno 50. Questo per garantire una continuità della specie e una continuità di approvvigionamento anche all'industria della profumeria che ne fa sempre largo uso. E a contrasto di quella che è la nota morbida, dolce del sandalo, qui c'è un'assoluta di caffè. L'assoluta di caffè, che invece è l'assoluta che si ottiene dall'estrazione con solventi del chicco non tostato del caffè, che ti dà questo sentore molto verde, molto quasi acerbo, molto più duro. Ti ricorda veramente, non so se sei mai stata o ti è mai capitato di sentire il chicco del caffè non tostato, che non ha quella parte bruciata di torrefazione, ma proprio una parte Mai molto sentito. verde della pianta, ma lascia anche quello che è un sentore un po' gustativo. E quindi in questo caso avevamo un odore marcatamente verde che si unisce invece a una nota più morbida e va a creare questo contrasto che poi evidentemente funziona come serve nella profumeria per riuscire a dare gli effetti, che ti crea questa quasi tridimensionalità nell'odore. Allora, mi piace un sacco questo, è il genere mio. E questo è l'uomo che non deve chiedere mai. Cioè, io me lo vedo già bruno, col giubbotto in pelle, bella carrozzeria, un po' di barbetta, quei tipi che quando passano. A parte il profumo che senti e dici che è buono, ti gira e fa interessante. Ecco, mi fa venire in mente questo genere di maschio alfa. Quindi che si fa notare sia fisicamente che col Sì, profumo. il profumo Mi corrisponde, un piace. po' però il bel tenebroso, ma non quello che si fa i selfie davanti a. Cioè, è uno che non c'ha manco Instagram, figurate. Mi piace. Lo trovo sexy. Andrei, mettiamolo tra questo tra i profumi da acchiappo. Ah, buono sapersi. Ok. E il terzo che ti faccio sentire si chiama Unbelievable, è un brand italiano Astro Filo e Stella che è nato nel 2020. Ho intervistato il founder. Ok, questa è la fragranza che ho creato per loro ed è un'ambra ma fuori dagli schemi. L'abbiamo recensita, sai? Con Andrei. Allora, sono curioso di sapere che cosa ne pensi. A me piace, io l'avevo sentita già. Mi piace perché è un'ambra che non ti aspetti. Sì, allora, diciamo che Non è un'ambra calda, è un'ambra fredda, è un'ambra. Come dirti, non, cioè, di solito le ambre sono un po' più rotonde, sono più avvolgenti. no, Questa. questa è molto più, è quasi esplosiva. E questo è realizzato, allora, intanto chiariamo che il concetto di ambra in profumeria sostanzialmente è un accordo caratterizzato dalla presenza della vaniglia e del patchouli. Quindi io vado a mettere insieme queste due note, creo quello che è un accordo ambrato. Sì, diciamo, perché c'è gente una volta che mi ha chiesto, ma l'ambra è quella che se prendi dai No. prof, come si chiama, le collane, dico no, i fossili, no. No, 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 no. Si utilizza l'ambra grigia, che però è tutta un'altra cosa, che è il calcolo del capodoglio, una cosa molto difficile, primo da trovare, secondo da utilizzare. Però in questo caso ho utilizzato solo o principalmente ambre sintetiche. Cosa vuol dire? Molecole create in laboratorio che hanno degli effetti ambrati, come ad esempio l'Ambroxan, l'Ambermax, l'Ambrocenide, l'Amberextreme, sono tutte molecole che hanno delle caratteristiche ambrate, ma molto moderne, molto fuori dagli schemi, che non c'entrano niente con quello che era il mondo ambrato Degli degli orientali. orientali, e vanno a creare questa nota che è assolutamente molto più carica, molto più fredda, Mi hai come fatto un po' dicevi tu. verdoso. Sì, assolutamente.
il risultato è super interessante. E poi è bello, la bellezza dei profumi è che ogni volta che li senti, ti danno un'emozione diversa a seconda di dove li senti, l'ora che li senti, di Assolutamente. come ti senti tu quel giorno, se sei triste, incavolata, se c'è il sole o meno, li senti in modo diverso. Assolutamente, e questo lo facciamo anche quando dobbiamo scegliere un profumo, cioè quando io faccio diverse varianti, diverse modifiche su una fragranza e quindi le sento, è fondamentale sentirle anche fuori, quindi magari me le porto a casa o se vado via un weekend me le porto via e le sento all'aria aperta, perché a seconda di dove le senti puoi percepire delle sfumature olfattive. Una cosa che mi piace un sacco è io mi spruzzo le mugliette e me le metto in macchina. Perché la macchina è chiusa e riesco a sentire magari quella che è la diffusività, il sillage, il lasting, lo percepisci in maniera differente. Quindi prendere l'abitudine di sentire anche un profumo in ambienti diversi è un'ottima abitudine. Sì, e poi io dico sempre mai farsi prendere dalla fretta, cioè se possibile, se vi piace un prodotto, un profumo. O vi comprate il test, il covino, no? Il profumo, così lo sentite con calma a casa. Sì, sono d'accordo. Oggi fanno anche i formati piccoli da 10 ml, da 30 ml, Sì. apposta per questo. Si possono comprare i Discovery Kit dove c'è tutta Infatti, la Discovery Kit poi è ancora collezione. più interessante per scoprire il brand, Assolutamente, perché a assolutamente. volte veramente uno parte da un profumo, invece scopre che in collezione c'è magari un altro che è meglio. E poi li devi provare sempre sulla pelle. Infatti a me dicono, ah, Fondamentale. lo prendo, provalo, per esempio, perché a me capita, soprattutto con alcuni brand che cambiano completamente sulla mia pelle. Alcuni brand con Discovery Kit ci ho messo anche 3 giorni per sentirli e scegliere il profumo, perché magari a parità di due o tre che mi piacevano c'era uno che sentiva un po' più l'acidità della pelle. Cioè, dovete stare attenti perché sennò poi vi stufate del profumo. Fondamentale, sai, è come andare a vedere un capo d'abbigliamento in una vetrina, cioè ti colpisce visivamente, ma poi devi vedere indossato se ti sta Come ti sta bene. addosso? E il profumo funziona nello stesso modo. Sì. Quindi questa è una tecnica, però poi io sono anche abbastanza per l'istinto. Quindi se entro in una profumeria, lo sento, mi prendo il mio tempo. Sì, sulla pelle lo devi sentire. Però se mi piace lo compro subito. Sai, io ero fissata per dei profumi che mi piacevano da morire sulla mia pelle e poi li distruggevo. Quindi a sto punto Andrea mi dice: li metti sui vestiti? No, a me piace sentirmelo anche addosso, cioè che senso ha che mi metto il profumo se poi sulla pelle lo ammazzo. Allora, per adesso ci fermiamo qua, però continuiamo adesso a sentire queste meraviglie qua dietro. Adesso gioco un po' con la memoria olfattiva. Fermi qua.